Ok? Ciao a tutti, come potete vedere in mano abbiamo il Meizu MX 4 Ubuntu Edition sulla sinistra, mentre qui abbiamo invece la versione con Android a bordo. Vediamo un po' come funziona questo Meizu MX 4 con Ubuntu. Con lo swipe verso sinistra potete accedere a dei collegamenti, questa è la home screen. Possiamo sfogliare tramite questo menu che implementa gli scope, sfogliare tra le pagine cosa troviamo vicino. Qua troviamo invece le app, è possibile scaricarli al momento solamente da store di Ubuntu. Vediamo un po', qualche applicazione già disponibile, ma verranno implementate col tempo, e in futuro ci sarà la possibilità, almeno quanto abbiamo potuto capire, di installare anche i file APK. Andiamo un po', vediamo il funzionamento. Quindi con uno swipe dalla sinistra o il bordo sinistro potete accedere a dei collegamenti rapidi, invece con uno swipe dal bordo sinistro, dal bordo destro verso sinistra, potete accedere al multitasking. Andiamo nelle impostazioni, vediamo cosa troviamo. Ubuntu, questa versione di Ubuntu è altamente personalizzabile, infatti troviamo un sacco di impostazioni, mentre passando dalla tendina verso sopra possiamo accedere direttamente a alcune impostazioni rapide. Come potete vedere, se non abbassiamo tutta la tendina e scorriamo sulla verso destra o sinistra, possiamo cambiare tra le schede disponibili. Questo è un sistema operativo ovviamente open source, così come quello che troviamo sul Meizu standard, che è Android. Speriamo che questa collaborazione tra Canonical e Meizu vada avanti, perché le prime impressioni sono davvero positive. Il terminale è davvero veloce e funziona abbastanza bene. Ubuntu Touch, almeno per quanto abbiamo potuto capire, non sarà possibile installarlo sulla versione che con Android a bordo, almeno per il momento. Questa versione uscirà verso aprile, e forse, se sarà positivo il riscontro che avranno, possiamo vederlo anche su qualche M1. Okay.